come le utilizziamo, quanto, che incidenza hanno sulla nostra esistenza, lo dico così, mi ha dato molto fastidio questo ludismo nella confronto della tecnologia, no? Cioè, è bellissima l'idea delle lettere, è bello, diciamo anche l'editore prima, scriviamoci, mi dispiace aver smesso di scrivere lettere, è una cosa bella, anche che poi, vadano via per mail o le copie incolliamo su WhatsApp, non importa, però la scrivere lettera è una cosa bella. Però qua c'è davvero un rifiuto della tecnologia e mi chiedo, ma perché questo rifiuto della tecnologia? Cioè qua dentro, no? Io sul telefonino ho tutta la musica del mondo, ho un sacco di amici, ho mille numeri di telefono di persone che girano per il mondo. Perché? Non è un rifiuto, perché comunque, vabbè, come Valentina e come Irene, guarda. Esatto. Siamo forse un po'. È una disintossicazione. Esatto, è una disintossicazione. Cioè voi abusate. Abusiamo. Tipo anche nelle lettere, adesso qua non è uno spoiler, no? Cioè, abuso, si mettono d'accordo, no? WhatsApp, messaggi solo per cose urgenti. È una, cioè, è un'amicizia, secondo me, che dovrei... Io mi sono immaginata... Un'amicizia che nasce da bambine, queste due bambine si scrivono lettere e da bambine sicuramente WhatsApp non esisteva, la tecnologia non era così irrompente e quindi in qualche modo è una scelta per preservare questo è il loro mondo. Mondo. È il loro mondo. Poi nella loro vita usano la tecnologia, però Nina e Caterina tra loro hanno un rapporto loro. Però io insisto, c'è un certo punto invece che Caterina racconta di io ho voglia di questa vita, voglia di lettura, di stare all'aria aperta, c'è questo mondo veramente da fine 800 più che da fine 900 e dico scusa, questo si possa arrivare alla faccia, sì, già tutto davanti ai miei studi, che palle, no? Cioè davvero ci sono perché no, non aver sai cos'è? Perché forse tu non sei chiuso 9 ore al giorno in un ufficio dove magari ti senti un po' costretto e dove ti senti una tigre in gabbia, capito? Quindi io capisco Caterina quando ti dice che vuole stare all'aria aperta a leggere e studiare e a fare quello per cui si sente nata e invece è lì che fa schemi in sé.